Io vengo dal mondo dell'arte, ora sto giocando più che altro sul volume dell'oggetto che è una scultura. Abbiamo cercato di rivoluzionare completamente l'utilizzo e la visione di come viene utilizzato il marmo con questa collezione di superfici e di complementi d'arredo. A me piace dire che il mosaico non ha religione, infatti lo troviamo nelle chiese cristiane ma anche nei Buddha, piuttosto che negli stupa o nelle cattedrali ortodosse come quella a cui stiamo lavorando in questo momento. L'industria navale e l'industria tessile erano a Venezia le due industrie più importanti, quindi anche un ritorno così al passato è molto stimolante. Insomma. Questa è la cultura dell'arte del fare, cioè ogni regione ha la propria cultura, il proprio modo di fare le cose e quindi la propria identità. Arriva dal tempo lo strumento, il telaio, però lavoro su telai autocostruiti, tole, sciarpe, cuscini, utilizzo solo fibre naturali.